Quindi questo è il terzo laboratorio, vediamo Packet Tracer che è uno strumento molto potente per capire un po' più in dettaglio come funzionano le reti di computer. Questo strumento ci impegnerà sostanzialmente in due laboratori, questo e il successivo, quindi per un totale di 6 ore. Il mio suggerimento è usate Packet Tracer non solo in questi laboratori, ma anche a casa, perché vi aiuta a capire molto bene come funzionano le reti. Vedremo oggi che è uno strumento veramente molto potente per andare nei dettagli dei singoli protocolli, per capirci un po' di più. Ok? Quanti di voi non hanno la macchina virtuale? Ok. Chi non ha la macchina virtuale può fare, vabbè, per oggi può seguire sulla macchina virtuale di un compagno, non in senso politico, chiaramente, un compagno, un vicino di banco. E per le prossime volte cercate di scaricarvi il Packet Tracer per il vostro sistema operativo, è disponibile per Windows sicuramente, c'è anche un link sul sito dei laboratori. Per Linux potete usare Wine, o per Mac potete usare Wine, che è uno strumento sostanzialmente che simula un ambiente Windows all'interno di un ambiente Unix. Infatti, sulla macchina virtuale il Packet Tracer viene eseguito proprio tramite Wine, che adesso vado ad aprire sul mio computer. Allora, questo è Wine, partiamo. Voi dovreste avere Packet Tracer sulla vostra macchina virtuale, sul desktop c'è già un link, potete aprirlo. Intanto io apro il mio. Ok, dovrei. Se aprite dovrebbe aprirvisi Cisco Packet Tracer Student Edition, quindi la versione studente, se mi ricordo bene quello che vi abbiamo installato sul vostro PC. E dovreste, una volta aperto Cisco Packet Tracer sulla vostra macchina virtuale, avere davanti a voi una finestra di questo tipo, magari bianca e non rosa come c'è su questo schermo. Purtroppo hanno cambiato il proiettore, vediamo se riesco a metterlo un po' più bianco, tipo quel temperatura colore lì. Niente, possiamo scegliere rosso o blu sostanzialmente. Così, lasciamo così. Adesso vado qua. Usiamo questo che mi sembra un po' meglio. Comunque sui vostri schermi dovrebbe vedersi bene. Riuscite ad aprirlo questo Packet Tracer? Chi ha la macchina virtuale? Chi ha la macchina virtuale e non riesce ad aprirlo, alzi la mano. Bene, ce l'avete fatta tutti. Ci sono anche delle slide sul sito che potete scaricare se non l'avete già fatto, sul sito di laboratorio, e sono le slide che utilizzeremo oggi per imparare a utilizzare questo Packet Tracer. Allora, innanzitutto, una piccola agenda di quello che faremo oggi, appunto guardiamo Packet Tracer, guardiamo come è possibile utilizzarlo e fare dei piccoli esempi di reti di computer e simuleremo un pochino di protocolli che avreste già dovuto vedere a lezione. Quindi guarderemo per esempio reti LAN sostanzialmente, e anche qualcosina su configurazione di queste reti LAN,
configurazione dei routers, eccetera, eccetera. Allora, innanzitutto, che cos'è Cisco Packet Tracer? Qui avete una piccola spiegazione, quindi è un software che sostanzialmente vi insegna a configurare reti di computer e a capire un po' di più in dettaglio come queste reti di computer funzionano. Quindi che cosa si può fare? Si possono creare diverse topologie di rete, quindi dove per topologia intendo un insieme di computer collegati in determinati modi da canali di comunicazione, consente di simulare il sistema operativo che viene eseguito sui router Cisco, quindi router di una particolare marca, permette di configurare sia tramite interfaccia grafica sia tramite terminale gli apparati di rete. Oggi vedremo come si fa. Per configurare intendo, per esempio, settare un indirizzo IP o andare a vedere qual è la tabella ARP collegata a quel PC e così via. E cosa più importante, Cisco Packet Tracer, una volta che abbiamo creato la rete, ci permette di eseguire degli scenari simulati in modo di capire passo passo cosa succede nella rete, come i pacchetti vengono trattati dai singoli dispositivi della rete e così via. Quindi è molto potente perché ci permette di capire livello per livello, quindi livello a livello 2, 3 e 4 sostanzialmente, come le informazioni vengono gestite nella rete di computer. Allora, guardiamo subito come è fatto Packet Tracer. Quando voi lo aprite, vi trovate davanti a questa finestra e la prima cosa che vi chiedo di guardare è qui in alto a sinistra. Sostanzialmente c'è un menu in cui potete decidere se utilizzare la vista cosiddetta logica della rete. Oppure, se premete qui, avete la vista fisica della rete. La differenza fra le due è che la vista logica vi fa semplicemente vedere come i diversi dispositivi della rete sono collegati fra di loro tramite dei collegamenti. Ed è la vista che si utilizza il 99,9% delle volte. La vista fisica vi fa vedere la disposizione dei dispositivi nello spazio. Quindi se siete un amministratore di rete, nella vista fisica potete andare a creare, per esempio, la struttura di un edificio o di un singolo apparato all'interno di un edificio e potete simulare quindi come gli apparati sono disposti fisicamente e geograficamente nell'area. Noi utilizzeremo solo la vista logica, ok? Quindi utilizzeremo sempre la vista logica. Nell'angolo invece in basso a destra avete sempre una scelta fra due tipi di viste diverse, una che è la vista cosiddetta real time, come vedete c'è scritto qui, e l'altra, cliccando dietro, è la vista simulazione. Okay? Quindi avete real time e simulazione. Entrambe le viste sono molto importanti. Nella vista real time, sostanzialmente, una volta che la rete viene messa, vedremo come si fa. Sostanzialmente, Packet Tracer simula il funzionamento della rete in real time, quindi come se la rete fosse realmente attiva e stesse realmente eseguendo il suo compito. Nella vista simulazione invece possiamo andare appunto a simulare passo passo tutte le attività della rete, quindi possiamo sostanzialmente bloccare l'attività della rete in un particolare istante di tempo e andare a vedere lo stato di tutte, per esempio, le variabili all'interno dei router su dei device, possiamo andare a analizzare cosa succede
su particolari dispositivi e così via. Quindi la vista simulazione ci permette di fermare il tempo, okay, fare una fotografia della rete in un particolare istante di tempo e vedere più in dettaglio cosa succede. E quindi, come potete capire, questa seconda vista è molto potente per capire cosa sta succedendo. Poi, nella parte in basso a sinistra invece, che come vedete è uguale per entrambe le viste, sia la parte real time sia la parte simulazione, abbiamo tutti i dispositivi di rete che possiamo inserire nella nostra simulazione. Quindi i dispositivi di rete sono divisi per categorie, qui in questo menu in basso a sinistra, vedete avete i routers, gli switch, gli hub, poi avete gli host and devices, quindi PC di vario tipo. Ogni volta che premete su una categoria, nel riquadro a destra di questa categorizzazione avete diversi tipi di device che potete inserire. Quindi ad esempio, se clicco qua sul simbolo del router, mi si apre a destra tutta una serie di router con differenti caratteristiche che posso inserire nella mia simulazione di rete. Se clicco qui sotto su End Devices, ho tutta una serie di dispositivi che posso mettere come End Devices, quindi PC standard, laptop, telefoni, TV e così via. Okay. Tutti apparati di rete sostanzialmente. Il simbolo del fulmine rappresenta invece le connessioni, quindi i link che si possono creare fra diversi dispositivi, e anche qui ci sono link di diverso tipo a seconda appunto delle caratteristiche che uno vuole simulare. Quindi ci sono link in fibra, link in rame, link wireless e così via. Okay. Si possono simulare vari scenari. Impareremo chiaramente a utilizzare tutti questi strumenti oggi, man mano che facciamo gli esempi e vediamo come adoperare questi bottoni sostanzialmente. Allora, queste cose qui le ho appena dette, le salto. Anche questa dei router magari la vediamo dopo. L'ora di capire come funzionano le cose è fare un esempio. Quindi se andate a pagina 16 delle slide, sostanzialmente vedete che tipo di esempio dobbiamo fare. Allora lo facciamo insieme questo esempio, così capiamo cosa bisogna fare. Bisogna vedere tramite una simulazione qual è il diverso comportamento di due reti che a prima vista sembrano simili. Quindi abbiamo tre PC collegati insieme tramite un dispositivo, solamente che nella rete di sinistra questo dispositivo di interconnessione è un hub, quindi un ripetitore, mentre nella rete di destra questo dispositivo è uno switch, quindi qualcosa di un pochino più intelligente di un semplice ripetitore. Sapete la differenza fra hub e switch? Chi sa la differenza alzi la mano. Pochissimi. Com'è possibile? Non l'avete fatto a lezione, si vede. Allora, immaginate un hub, quindi un ripetitore, semplicemente come un apparecchio che riceve un pacchetto di informazione su una porta d'ingresso e non fa nient'altro che replicare, ripetere questa informazione sulle sue porte di uscita. Ok? Quindi nel ripetitore quello che succede, faccio uno zoom, immaginiamo che il primo PC qui a sinistra invii un pacchetto di dati su questo link, il ripetitore quindi riceve il pacchetto di dati su questa prima porta e non fa nient'altro che ripetere l'informazione tale e quale sulle restanti porte. Quindi in un ripetitore un'informazione ricevuta su una porta viene ripetuta su tutte le porte di uscita. Molto semplice. È chiaro? Se avete domande, alzate la mano. Invece lo switch
è qualcosa di un pochino più intelligente, perché quello che lo switch fa è andare a controllare qual è l'indirizzo di destinazione del pacchetto di dati che viene sostanzialmente in ingresso, ok? Quindi lo switch non è come non è, diciamo, stupido come il ripetitore, che non fa nient'altro che ripetere l'informazione su tutte le porte. Lo switch controlla l'indirizzo di destinazione del pacchetto in ingresso e lo ripete solo sulla porta collegata a quell'indirizzo di destinazione, ok? Quindi è un po' più intelligente, è in grado di capire dove il pacchetto informativo deve essere inviato. Chiara la differenza? Adesso vedremo esattamente come, prima cosa, come fa lo switch a capire dove deve inviare il pacchetto, e seconda cosa, qual è la differenza fra queste due reti tramite una simulazione. Allora, come si fanno innanzitutto a creare le reti? Beh, è molto semplice. Prendiamo 6 PC, quindi 6 generic PC, e li trasciniamo dentro la nostra simulazione, ok? Ne metto 3 di qua e ne metto 3 di qua. Ok? Molto semplice. Adesso, una volta che l'avete messi, se voi cliccate su un PC, vi esce una finestra di questo tipo. Questo semplicemente cliccando su uno dei PC che avete inserito nella simulazione. E avete, questo si chiama il pannello di configurazione di un device. Avete diverse finestre qui in alto e, per esempio, se clicchiamo sulla finestra config, possiamo andare a modificare un po' di informazioni del nostro PC, per esempio il nome del PC e altre informazioni di rete. Una cosa interessante, se voi cliccate sull'interfaccia Fast Ethernet di un PC, che sostanzialmente è la scheda di rete di quel PC, quindi se cliccate qui, Fast Ethernet, potete ad esempio vedere qual è l'indirizzo MAC, quindi di livello 2, che viene assegnato a quel PC. Vi ricordo che un indirizzo MAC di livello 2 è un indirizzo univoco dell'interfaccia di rete di un PC. È la stessa cosa che vi ho chiesto, penso, la lezione scorsa per la mia ricerca. E inoltre c'è anche la configurazione di indirizzo IP, quindi l'indirizzo di rete, che ovviamente nel momento in cui voi create un PC è completamente vuoto, quindi non ha nessun indirizzo di rete. Ha un indirizzo MAC perché ogni scheda di rete costruita sul pianeta Terra ha un indirizzo MAC quando viene creata. Non ha un indirizzo IP perché l'indirizzo IP dipende dalla rete in cui quella scheda di rete viene inserita. Ok? Quindi questi sono i 6 PC. Allora, poi prendiamo un hub, quindi un ripetitore, andando a prendere per esempio un generic hub, lo piazziamo qua. Prendiamo uno switch. Selezionate il quinto switch a partire da destra, quello che ha per nome switch PT empty, che vuol dire vuoto, e vi spiego perché, e lo piazzate qua, ok? Quindi abbiamo 3 PC di qua e un hub, 3 PC di qua e uno switch empty. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo creare i collegamenti, dobbiamo stendere i cavi dai PC ai dispositivi di rete. Quindi andiamo sul menu delle connessioni, quello col fulmine. Qui potete diciamo utilizzare o una
diciamo, un tipo di link che viene scelto automaticamente sulla base delle interfacce di rete che avete, che può essere comodo a volte, oppure potete decidere voi che tipo di link utilizzare. Per esempio, per collegare i PC al lab utilizziamo il terzo da destra, quindi copper straight through, quindi semplicemente un cavo di rame. Se cliccate su uno dei PC potete scegliere che interfaccia collegare, quindi a che buco sostanzialmente collegare questo cavo, e ogni PC che voi inserite sostanzialmente ha due porte a cui potete attaccare il cavo, una è la porta seriale e l'altra è la Ethernet. Chiaramente noi utilizziamo la porta Ethernet, quindi attacchiamo un cavo da questa parte e adesso clicchiamo anche sul lab. Lab ha 6 porte in questo caso, quello che ho inserito io. Seleziono per esempio la porta 0, ok, e faccio lo stesso con gli altri PC. Fast Ethernet hub, porta 1, Fast Ethernet hub, porta 2. Se guardate, se cliccate sul lab qua, vedete il retro del lab come fatto, vedete, ha 6 porte Ethernet. Volendo se ne possono aggiungere altre, lo vediamo dopo. Ok, facciamo la stessa cosa anche con i PC per lo switch, utilizzando sempre lo stesso tipo di cavo. Quando voi cliccate sullo switch, poiché lo switch è stato selezionato come empty, non avete nessuna porta Ethernet a cui collegare il cavo, chiaramente. Ok? Quindi non avete nessuna porta disponibile. Come si fa? Si aggiungono delle porte a mano. Quindi si clicca sullo switch. Questo è il retro dello switch, come vedete ci sono degli slot vuoti a cui posso inserire uno di questi moduli che compaiono sulla sinistra. I moduli possono essere di diverso tipo, quindi se voi cliccate su uno di questi moduli compare una descrizione che vi spiega il modulo come è fatto, ok? Quindi ce ne sono di diversi tipi. Utilizzate il secondo, il modulo Fast Ethernet, potete prenderlo da qua e trascinarlo dentro una porta, ok? Se voi lo fate vi verrà un messaggio d'errore che vi dice dovete prima spegnere lo switch, ok? Allora lo spegnete cliccando sul bottoncino e poi inserite questo. Inseritene 4, ok? Potete inserirne anche quante ne volete fino a che ci stanno, ok? Quindi 4 interfacce Fast Ethernet. Una volta che le avete inserite potete riaccendere lo switch. A questo punto potete collegare ogni PC, vedete che sono comparse le porte adesso sullo switch, potete collegare ogni PC con lo switch. Vi lascio un minutino per farlo. Siete riusciti? L'avete fatto? Alzi la mano chi non l'ha ancora fatto. Là in fondo, qui.
quando collegate i link, scusate un attimo, quando collegate i link dovreste vedere dei pallini colorati all'estremità dei link. Il codice colore è molto semplice: se è rosso avete sbagliato qualcosa, se è arancione vuol dire che il sistema sta settando il link, quando diventa verde il link, come in questo caso, vuol dire che i dispositivi sono pronti per comunicare uno con l'altro, ok? Allora, adesso quello che dobbiamo fare è configurare le nostre interfacce di rete sui PC, ok? Come avete visto, i PC hanno già delle interfacce di rete, le abbiamo collegate con dei collegamenti al labo, allo switch. Vogliamo dare un indirizzo IP ai nostri PC, ok? Sulle slide avete già scritto che indirizzo IP e che subnet dobbiamo dare ad ogni PC, da sinistra a destra. Sono molto semplici, sono della rete 10.0.0.0 con subnet 255.0.0.0. Oramai voi siete esperti di IP, vero? Quindi sapete che una subnet di questo tipo identifica la rete 10.0.0.0 e posso usare i 3 byte a destra per indirizzare host nella rete 10.0.0.0. Come si fa a settare l'indirizzo IP di un PC? Molto semplice. Uso questo strumento di selezione qua, clicco su un PC, come vi ho fatto vedere prima, clicco sull'interfaccia di rete a cui voglio cambiare l'indirizzo. Ricordatevi che l'indirizzo, un PC può avere diverse interfacce di rete e ogni interfaccia di rete ha un indirizzo MAC e un indirizzo IP. L'esempio classico è la scheda di rete cablata e la scheda di rete wireless. Sono due schede di rete, ognuna ha il suo indirizzo MAC, ognuna può avere l'indirizzo IP della rete a cui è collegata. Quindi cliccate su Fast Ethernet, tornate in questa scheda di configurazione, dove c'è scritto IP configuration, lasciate la spunta su static, che vuol dire che siete voi che decidete qual è l'indirizzo IP da dare al PC, e qua dove c'è scritto IP address scrivete sul primo PC 10.0.0.1. Packet Tracer poi è intelligente e vi mette già la netmask giusta. Ovviamente se volete la potete modificare sulla base di quello che volete fare. Ok? Una volta che avete fatto questo, fatelo per tutti i PC. Quindi per il PC 2, 10.0.0.2, la netmask corrispondente, PC questo qua, 10.0.0.3, tac, poi questo PC qua, 10.0.0.4, questo qua il 5 e questo qua è l'ultimo, il 6. Ok, l'avete fatto? No. Fino adesso abbiamo fatto cose facilissime, ragazzi. Alzi la mano chi non l'ha fatto. Va bene, aspetto ancora 30 secondi. Adesso stiamo entrando un po' nel vivo della simulazione, ok? Abbiamo dato indirizzi IP ai nostri PC, questo vuol dire che possiamo incominciare a scambiare dei pacchetti di tipo IP, ok?
sorgente destinazione, quindi possiamo sostanzialmente cominciare a scambiare un po' di informazioni. Allora, ci siamo? L'avete fatto tutti? Chi non l'ha fatto? Bravi. Allora, vi faccio subito vedere una cosa. Chi di voi non sa cos'è il programma Ping? Chi non ha mai sentito parlare del programma Ping? Non siate timidi, eh? Io l'ho scoperto pochi anni fa. L'avete fatto a lezione? Allora siete tutti da bocciare. No. Allora, praticamente il programma Ping è uno dei programmi base per gli ingegneri, anche non gli ingegneri, comunque chi lavora con le reti di computer. Il programma Ping sostanzialmente serve per vedere se c'è comunicazione fra un host e un altro host. Come funziona il programma Ping? Generalmente voi aprite un terminale da un PC, scrivete ping e l'indirizzo di un altro PC e questo programma sostanzialmente invia dei pacchetti di prova al PC che avete messo come destinazione, e se i pacchetti arrivano correttamente a destinazione, la destinazione vi rimanda indietro delle risposte, ok? Quindi se voi vedete le risposte, siete sicuri che potete parlare con quel PC lì, ok? È un test di comunicazione. In Packet Tracer è possibile provare a eseguire questo test di comunicazione. Come si fa? Ci sono vari modi. Vediamo prima il modo semplice e poi vediamo il modo invece passo passo, così vedremo esattamente questi pacchettini di prova che vanno da una parte all'altra e tornano indietro, ok? Allora, seguitemi bene, cliccate sul primo PC, PC0, ok? Andate sulla scheda desktop del PC0, ci sono un po' di applicazioni che potete aprire. Aprite la quarta da destra, Command Prompt, che sostanzialmente è il terminale del PC 0. Ok? Scrivete ping e poi l'indirizzo del PC a cui volete mandare un ping. Ok? Dunque, il primo PC era 10.0.0.1. Io provo a pingare 10.0.0.2, quindi ping 10.0.0.2. Cliccate invio, vedete? Sto ricevendo delle risposte da 10.0.0.2 con un po' di statistiche. Ho inviato 4 pacchetti, per favore. Ne ho ricevuti 4, 0% di pacchetti persi, bene, vuol dire che le cose stanno funzionando, ok? Se provate a fare così, tipo a staccare un cavo, se cliccate sulla X, la X elimina degli elementi della rete. Cancello un cavo, torno sul PC, riprovo a fare la stessa istruzione, ping 10.0.0.2, mannaggia, non funziona. Chiaro, ho tolto il cavo, non funziona. E infatti mi dice request timed out. C'è qualcosa che non va. Rimetto il cavo. Rimetto il cavo e tutto funziona. Ok? Quindi in questo modo potete simulare se c'è connettività o no fra due dispositivi della rete. Se volete capire come funziona in realtà ping, quindi che cosa fa ping, possiamo utilizzare la modalità di simulazione,
qui ero in real time, vedete, adesso andiamo nella modalità di simulazione e vedremo i singoli pacchetti di ping che vanno da una parte all'altra della rete. Quindi andate, cliccate su simulazione, ok, aprite il pannello di simulazione. La prima cosa da fare è informare la simulazione di che tipo di pacchetti siamo interessati. Ora, voi sapete che in una rete di computer viaggiano un sacco di pacchetti dei protocolli più disparati, ok? Per non impazzire, informiamo la simulazione che siamo interessati solo a un particolare tipo di pacchetto, che sono i pacchetti cosiddetti di ICMP, che è il protocollo utilizzato da Ping. Come si fa? Qui dove c'è scritto Event List Filters, qui vedete tutte delle sigle che sono tutti i protocolli che la vostra simulazione cattura. Cliccate su Edit Filters e avete delle spunte sostanzialmente. Lasciate solo ICMP, quindi eliminate tutte le altre spunte e lasciate solo ICMP. Ok? Anzi, facciamo così. Ok. Quindi alla fine dovreste avere solo ICMP all'interno dei filtri. Questo significa che vedrete solo pacchetti ICMP nella simulazione della rete che state facendo. Ok? Adesso dobbiamo simulare un ping dal computer PC0, quello con indirizzo 10.0.0.1, al computer PC1, quello con indirizzo 10.0.0.2. Come si fa a simulare un ping? Si va qua, su questo menu, si seleziona la letterina dove c'è scritto Add Simple PDU. Questo Simple PDU sta per Packet Data Unit e sostanzialmente è un pacchetto ICMP. Okay? Ci cliccate sopra, il cursore vi diventa a forma di letterina, e dovete cliccare prima sulla sorgente di questo pacchetto e successivamente sulla destinazione. Quindi se io voglio farlo andare dal PC0 al PC1, clicco prima sul PC0 e poi sul PC1. Ok? E adesso sostanzialmente la simulazione è ferma e ha in coda un pacchetto che deve andare dal PC0 a PC1. Se utilizzate lo strumento lente di ingrandimento, qua a destra, e cliccate sul pacchettino, qui, vi si apre una schermata che vi spiega esattamente cosa sta succedendo. Ok? Quindi, per esempio, questo qui è un pacchetto ICMP, vedete? The ping process starts the next ping request. Quindi vi dice che è un pacchetto ICMP generato da ping e la sua sorgente è 10.0.0.1, la sua destinazione è 10.0.0.2 e così via. Questo a livello 3. A livello 2 abbiamo le informazioni di livello 2 e poi a livello 1 non abbiamo nessuna informazione perché questo è il livello fisico. Comunque, per far andare la simulazione passo passo, potete cliccare sul tasto Capture Forward, che c'è qui, il tasto più a destra vicino alla barra qua degli strumenti. Quindi Capture Forward fa avanzare la simulazione di un singolo passo. Ok? Quindi quello che succede, se io schiaccio Capture Forward, è che il mio pacchetto va dal PC0, va a finire sul lab. Ok? A questo punto cosa succede? Vi ho spiegato prima cosa fa lab,
ok, il ripetitore. Per ogni pacchetto che entra, lo stesso pacchetto viene replicato esattamente su tutte le porte di uscita, tranne ovviamente quella da cui è arrivato il pacchetto. Quindi se io adesso faccio andare avanti la simulazione di un passo, mi aspetto che questo pacchetto venga replicato sul secondo e sul terzo link. Siete d'accordo? Ma sì. Clicco e vedo l'hub che mi ha replicato i due pacchetti sul PC1 e sul PC2. Cosa succede? Che quello che è arrivato al PC2, un attimo, quello che è arrivato al PC2 viene scartato dal PC2. Perché secondo voi viene scartato? Perché l'indirizzo IP di destinazione non coincide col suo e quindi viene scartato. Un attimo che vado a vedere il vostro compagno. È una domanda teorica o... Silenzio. Quello che ho detto adesso. Sì, vuol dire che il messaggio viene scartato dal PC2 su quello di partenza. Ha cliccato prima su quello di partenza e poi su quello di destinazione? Arrivo un Allora, ci siamo fino a che... Chi è che non è riuscito a fare questo esempietto molto semplice? Alzi la mano chi non è riuscito. Un attimo. Siete riusciti tutti quindi? A parte qualcuno? Va bene. Dica. Per eliminare pacchetti dalla simulazione potete cliccare qui in basso, c'è il tasto Delete. Cliccate questo e vi scompaiono tutti i pacchetti della simulazione, quindi potete creare altri pacchetti. Silenzio. Allora, adesso facciamo la stessa cosa ma sulla rete di destra, ok? Quella in cui c'è lo switch. Quindi prendo una trama, la faccio andare dal PC3 al PC4, ok? Vediamo cosa succede. Faccio capture forward, la trama arriva qua allo switch e va giù solamente al PC4, ok? Quindi lo switch è più intelligente, quello che ha fatto lo switch sostanzialmente ha letto l'indirizzo di destinazione che c'era in questo pacchetto, che era quello del PC4, lo switch in qualche modo, e vedremo adesso come, ha la conoscenza che il PC4 è attaccato a questa porta qui e quindi non invia il pacchetto su tutte le porte di uscita, ma solo sulla porta relativa alla destinazione. È chiaro o non è chiaro? Abbastanza chiaro, ok? Adesso vedremo come fa. Sì, dica. Non ho capito, il... Questi qua? E questa è la generazione, questo è l'invio sostanzialmente. Molto semplice. Secondo voi perché è meglio usare uno switch al posto che un hub in una rete? Alla luce di quello che abbiamo visto, qual è la differenza sostanziale fra i due?
Chiaro, sì, lo Switch è più intelligente, ma... Esatto. La differenza fondamentale è che, essendo lo Switch intelligente, genera meno traffico del lab, ok? Quindi, sostanzialmente, evita di sprecare delle risorse per inoltrare dei pacchetti che non servono a nessuno, ok? Per questo motivo, al giorno d'oggi, praticamente gli hub non si usano più, ok? Sono obsoleti. Allora, dobbiamo vedere come fa lo Switch a capire che il PC4 è attaccato a questa porta qua, ok? E poi l'altra cosa che dobbiamo vedere è come funziona ARP, sostanzialmente. Avete visto ARP a lezione? Address Resolution Protocol? Più o meno cosa vuol dire? Ne avete visto metà. Allora, adesso vediamo due cose, prima di passare al prossimo esercizio. Cerchiamo di capire come fa lo Switch a imparare che un particolare device è attaccato a una particolare porta, e per fare questo dobbiamo anche capire come funziona ARP. Allora, incominciamo a capire come funziona ARP. Facciamo così. Eliminiamo tutto, cliccando delete qui, tutti i pacchetti. Cambiamo i filtri aggiungendo ARP oltre a ICMP. Ok. Quindi ho sia ARP che ICMP. Poi, su ogni PC della rete di sinistra, aprite il command prompt, quindi il quarto, la quarta applicazione a partire da destra, e scrivete ARP-A, ok? Allora, ascoltatemi attentamente, perché se non avete fatto ARP, questa è una buona occasione per capire come funziona ARP. Allora, quando voi create un ping, voi specificate solo l'indirizzo IP di destinazione, ok? Per esempio, dal PC0, che è 10.0.0.1, abbiamo fatto un ping verso 10.0.0.2, molto semplicemente. Ma come sapete, IP, quindi il livello di rete, non è il livello più basso dello stack, ok? Sotto IP c'è il livello cosiddetto MAC, di accesso al mezzo, ok? E nel livello MAC, che probabilmente non avete ancora fatto a lezione, ci sono gli indirizzi delle schede di rete, ok? Gli indirizzi MAC univoci delle schede di rete. Quindi, a un certo punto capite che in qualche modo l'indirizzo IP deve diventare un indirizzo MAC, in modo che posso capire a quale scheda di rete questo pacchetto con un particolare indirizzo IP di destinazione deve andare, ok? Chi si preoccupa di fare questa traduzione è il protocollo ARP, Address Resolution Protocol, che appunto crea un legame fra un indirizzo IP e un particolare indirizzo MAC, ok? Le informazioni di ARP sono salvate nella tabella ARP, che potete vedere se scrivete ARP-A sul terminale. Ad esempio, se io eseguo ARP-A sul terminale del PC0, dovrebbe comparirvi questa tabella in cui abbiamo l'IP 10.0.0.2, che è l'unico che ho contattato dal PC0 finora, e l'indirizzo fisico corrispondente a quello di indirizzo IP, ok? Che è questa stringa qua,
che ovviamente è uguale all'indirizzo fisico del PC che sta qua in mezzo. Quindi se vado a vedere l'indirizzo fisico, questo qua 0060348 eccetera eccetera è uguale a questo qua, ok? Quindi il PC0 sa che l'indirizzo IP 10002 corrisponde a questo indirizzo fisico. Come fa a saperlo? Il protocollo ARP fa questo link, sostanzialmente, questo collegamento. Allora, per vedere come funziona il protocollo ARP, dobbiamo cancellare questa entry dalla tabella. Si fa facendo ARP-D. Ok? A questo punto, se fate ARP-A, dovrebbe essere vuota. Infatti, vedi? No ARP entries found. Quindi, così facendo, cancellando la tabella ARP, il PC0 non ha più un'informazione su chi sia l'indirizzo 10.0.0.2. Ok? Se quindi io creo una nuova simple PDU, sostanzialmente faccio un ping da PC0 a PC1, ok? Come vedete si creano anche delle richieste ARP, ok? Quindi non solo una richiesta ICMP, ma anche una richiesta ARP che posso andare a vedere, verde, in cui sostanzialmente viene inserito, vedete, se voi fate con lo zoom sul pacchetto ARP, quello verde nel mio caso, vedete le informazioni contenute in tutti i livelli. Quindi la trama ARP contiene l'indirizzo fisico di sorgente, viene inviata in broadcast, quindi a tutti i computer direttamente collegati, viene inserito l'indirizzo IP di sorgente e l'indirizzo IP di destinazione. Chi riceve questa richiesta ARP e vede che l'indirizzo di destinazione è uguale al suo, in questo caso il PC qua in mezzo, risponderà con una risposta ARP indicando qual è il proprio indirizzo fisico. In questo modo è possibile collegare un indirizzo fisico a un indirizzo di rete. Quindi cosa succede? Facciamolo andare passo passo. Parte la richiesta ARP. Arriva lì, la richiesta ARP viene mandata in broadcast. Ora, si sono generate un sacco di richieste ARP perché ARP è periodico, ok? Quindi ogni tanto manda queste richieste. La richiesta ARP che arriva al PC2 viene scartata perché non è il PC che abbiamo richiesto. La richiesta ARP che arriva al PC1 viene accettata e si creerà una risposta ARP dal PC1 al PC0. Qui sono altre richieste ARP che arrivano. Questa è la richiesta ARP che sta tornando indietro. Quindi se io vado a vedere, vediamola alla ricezione. Se io vado a vedere qua nella risposta ARP cosa c'è dentro, nella risposta ARP c'è l'indirizzo fisico di 10.0.0.2, ok? Quindi una volta che ho ricevuto questo, se io adesso guardo sul PC0, e faccio ARP-A, come vedete è tornata la entry 10.0.0.2 e l'indirizzo fisico. Quindi adesso il PC0 sa a che indirizzo fisico deve inviare il ping. A questo punto la trama ICMP ping può partire con un indirizzo fisico corretto e può arrivare a destinazione. E questa è la risposta che torna indietro. Ok?
chiaro come funziona ARP, poi lo vedrete meglio anche a lezione, ma usando Packet Tracer lo potete capire meglio. Quindi, una volta capito come funziona ARP, andiamo a vedere come lo switch impara, ok, che determinati dispositivi sono collegati a determinate porte. Innanzitutto, queste informazioni sono contenute in una tabella, ok? Imparerete che praticamente tutti i protocolli si appoggiano su tabelle che contengono le informazioni necessarie per il corretto svolgimento di quei protocolli. Se voi con la lente di ingrandimento schiacciate sullo switch, infatti, potete vedere un paio di tabelle, ok? Quindi la tabella ARP, che è la stessa che abbiamo visto prima, e la tabella MAC. La tabella MAC sostanzialmente è anche chiamata FDB, Forwarding Database, e è una tabella che memorizza dove sono collegati determinati PC, ok? Quindi l'indirizzo MAC del primo PC è collegato alla porta 1, del secondo alla porta 2, del terzo alla porta 3. Ok? Quindi quello che si può fare è proviamo a cancellare questa tabella, quindi a sostanzialmente resettare lo switch e vedere come lo switch impara queste informazioni, ok? Allora, per resettare la tabella dobbiamo fare una cosa, dobbiamo cliccare qua sullo switch e utilizzare il sistema CLI, che è il sistema operativo di Cisco, che faremo nella seconda parte di questa lezione. Quindi cliccate su CLI, premete invio, sulle slide c'è anche scritto come fare, a pagina, vediamo un po' dov'è. Ecco qua, pagina 28. Quindi dovete scrivere enable, premete invio, scrivete enable e vi compare il cancelletto e poi scrivete clear mac-address-table spazio dynamic. Questo comando cancella la tabella MAC, la forwarding database sostanzialmente, quella che dice guarda che il PC1 è sulla porta 1, il PC2 è sulla porta 2, il PC3 è sulla porta 3. Quindi scriviamo clear MAC address table dynamic. Ok. Una volta fatto questo, se torniamo con la lente di ingrandimento sullo switch e facciamo MAC table, dovrebbe essere vuota, quindi nessuna informazione. Aspetto un attimo, l'avete pulita questa tabella? Chi non ha pulito la tabella? Nessuno. Va bene, allora prendiamo una... Sì, chi è che mi chiama? Allora, voi cliccate qua sullo switch, andate su CLI, cliccate prima invio, poi enable e poi clear MAC address. Se andate a pagina 28 delle slide c'è scritto.
Ok, allora prendo una simple PDU, la faccio andare dal PC3 al PC4. Ok, quindi ho ICMP pronto. Non vedo ARP, probabilmente perché la tabella ARP del PC3 era già pronta, quindi PC3 sa esattamente a chi mandare a livello fisico la trama. Faccio andare avanti la simulazione di un passo e vado a vedere cosa succede qui allo switch. Ok? Allora, qui è bello perché vediamo esattamente il funzionamento dello switch a tutti i livelli di rete. Quindi avete i livelli di ingresso e i livelli di uscita, ok? La trama è appena arrivata, quindi siamo qui nella parte di ingresso e come vedete c'è scritto la porta dello switch 01 riceve il frame, faccio next layer, la sorgente, quindi l'indirizzo sorgente fisico non does not exist, quindi non è contenuto nella tabella MAC dello switch. Ok? Quindi lo switch ha ricevuto un frame il cui indirizzo sorgente era sconosciuto, perché abbiamo appena cancellato tutta la tabella. Che cosa fa lo switch? Aggiunge questo MAC address alla propria tabella marcandolo con la porta d'ingresso dal quale il frame è stato ricevuto. Ok? Molto semplice, quindi lo switch è lì che non sa niente, gli arriva un frame sulla porta 1 con un indirizzo di sorgente, dice, beh, se mi è arrivato da lì, la sorgente sarà lì, e quindi segna che la sorgente, l'indirizzo di sorgente del frame è collegato alla porta da cui quel frame è arrivato, molto semplicemente. Questa si chiama la fase di apprendimento, fase di learning. Per ogni frame che entra nello switch, lo switch legge l'indirizzo di sorgente, se l'indirizzo di sorgente non è nella propria tabella, viene aggiunto e viene marcato con la porta da cui il frame è arrivato. Molto semplice. Quindi questa è la fase di apprendimento. A questo punto, infatti, se noi guardiamo qua la tabella MAC, vedremo che è stata popolata con una riga, ok? Corrisponde all'indirizzo del PC 0134 e è collegata alla porta 01. A questo punto cosa deve fare lo switch? Deve inviare questa trama alla destinazione, ok? Abbiamo visto nel primo esempio che lo switch è intelligente ed è in grado di inviare la trama solo alla destinazione corretta, ma questo avviene solo se la destinazione è nella tabella, perché cosa fa lo switch? Dopo aver appreso eventuali nuovi indirizzi sorgente va nella sua tabella, guarda se c'è la destinazione e se la destinazione è collegata a una porta specifica e invia il frame solo su quella porta specifica. Ok? In questo modo è in grado di evitare di replicare il frame su tutte le porte. Ma cosa succede se l'indirizzo di destinazione non è nella tabella? Quindi, nel caso in cui lo switch non sappia dove quel frame deve essere inoltrato, qual è la cosa più intelligente da fare? Secondo voi? Segnalare l'errore. Allora immaginatevi di essere uno switch. Uno vi dà una lettera, o meglio, di essere un postino. Sì, no, è vero, forse è un esempio sbagliato. Diciamo, lo switch, se non sa chi mandare la lettera, il pacchetto, scusate, lo manda a tutti. Dice, vabbè, a qualcuno di quelli attaccati sarà, e quindi lo manda a tutti. Quindi, in caso in cui la destinazione non sia nella tabella di forwarding, lo switch si comporta esattamente come un hub, come un ripetitore.
Quindi nel caso in cui la destinazione non sia nella tabella, il pacchetto viene ripetuto su tutte le porte di uscita. Quindi qui cosa mi aspetto? Di vedere questo pacchetto ripetuto su tutte le porte. E infatti, come vedete, il pacchetto si comporta, lo switch si comporta come un hub e ho che i pacchetti vengono inviati a entrambe le porte. Il pacchetto che arriva a PC5 viene scartato perché PC5 non è il destinatario di quel pacchetto lì. Ok? A questo punto cosa succede? PC4, che ha ricevuto questa richiesta ping, invia la risposta. Ok? Quindi invia la risposta, lo switch riceve questa risposta, guarda l'indirizzo sorgente. L'indirizzo sorgente, quello del PC4, non è nella tabella di inoltro, quindi lo switch salva l'indirizzo sorgente PC4 corrispondente a questa porta, e a questo punto, quindi, se guardo la tabella MAC, ho entrambi i PC sulle rispettive porte. Lo switch ha imparato dove sono i dispositivi. Quindi a questo punto, visto che questo frame è destinato al PC3, qui, lo switch sa esattamente dov'è il PC3 perché ha imparato al passo precedente che era collegato alla prima porta, quindi il pacchetto non verrà replicato su tutte le porte di uscita, ma verrà inviato solamente al PC3. Cosa succede se adesso creo un'altra trama di ping dal PC3 al PC4? Lo switch si comporterà come prima o no? Quanti dicono sì? Bravo. Ah, per fortuna. Quindi se io adesso creo un'altra, tolgo questa qua, metto un'altra trama, un attimo, guardo la tabella MAC a entrambe le entry qui, faccio andare la simulazione, pacchettino arriva allo switch, lo switch posso anche controllare sul pacchetto cosa succede. Vedete, dice the frame source MAC address was found in the MAC table of switch, cioè ho trovato l'indirizzo di sorgente nella mia tabella, quindi non devo aggiornarla, e ho anche trovato l'indirizzo di destinazione nella mia tabella, quindi so esattamente dove devo mandarlo. Quello che succede quindi è che il frame viene inviato solo al PC4. Domanda? Quella domanda? Dove? Sullo switch? Non lo so. Però diciamo lo switch non è interessato a ARP, dovrebbe essere trasparente ARP, perché ARP viene scatenato dai device di sorgente, sostanzialmente. È la sorgente che quando non conosce l'indirizzo fisico associato a un indirizzo IP, invia un pacchetto ARP per richiedere qual è quell'indirizzo, a quale indirizzo fisico è associato l'indirizzo IP. Non so se mi sono spiegato. Ok, allora facciamo 10 minuti di pausa, 10 di numero perché abbiamo ancora diverse cose da fare. Chi non ha capito qualcosa venga qua, così gliela spiego. 10 minuti, eh?